questo padre, questo uomo, mondi burberi ma buono, lui segnato dal dolore sulle mani. Il paese di Francesco De Sanctis, se potremmo dire, dal 2 di giugno, il paese anche della nostra beata, che qui ha avuto la nascita e le origini, quindi è giusto che Morra celebrasse qui un evento di questo tipo, un evento sobrio che vuole semplicemente portare all'attenzione di tanti cittadini quella che è stata la vita e le opere di questa nostra concittadina. Perché io sono il primo a dire che non conosco grazie granché, ed è importante invece diffondere, diciamo, le opere, la vita di questa nostra concittadina. Un grazie a tutti voi. Io spero che questa serata possa dare a ognuno di noi qualcosa in più, perché io penso che oggi abbiamo bisogno di questi esempi. Purtroppo c'è una carenza in giro di persone che possono portare valori positivi e importanti, e quando sulla nostra strada incontriamo questo tipo di persone, io penso che dobbiamo fare tesoro di quella che è stata la loro vita, quella che è stata la propria opera, per poterla continuare. Io non mi dilungherò molto, perché abbiamo fatto un poco tardi, quindi poi ci sarà la celebrazione eucaristica, però questo rappresenta un primo passaggio per un evento, per una manifestazione straordinaria che avremo, penso, nel mese di settembre. Speriamo, burocrazia permettendo, di portare qui il corpo, appunto, di Maria Gargani, e quindi poter esporla per la venerazione. Quindi io spero che ci possa essere, anche con l'impegno dell'Arcivescovo di Suor Gloria, questa possibilità, questa importanza. È per noi, per me personalmente, per il Comune di Morra, è sicuramente motivo di orgoglio questa straordinarietà di una beatificazione che non capita tutti i giorni, francamente. Quindi io sono anche orgoglioso e contento di questa cosa, perché è capitata a me immeritatamente, diciamo così, però la prendo per quello che è, come augurio. C'è stato il bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis, oggi c'è la beatificazione di Suor Maria Gargani, e per me è fonte di grande orgoglio. Quindi io adesso passo la parola per i saluti a Suor Gloria, e grazie di essere intervenuti. Io ringrazio tutti, in modo particolare Sua Eccellenza, il signor Sindaco, il nostro carissimo giornalista Luciano Regolo e purtroppo all'assente Stefano Campanella, che doveva, l'autore del libro È solo a mezzanotte, possiamo dire lo storiografo davvero originale della nostra madre fondatrice, Maria Crocifissa del Divino Amore. Lui si è appassionato moltissimo a questa figura, si è documentato tantissimo, ha scritto questo testo, Il sole a mezzanotte, perché ha letto un po' la storia, è venuto nell'archivio della postulazione per leggere quelle che erano le righe che sono nascoste, quelle righe che si vivono all'interno di una realtà che all'esterno nessuno vede. E lì, tra quelle righe, ha trovato delle tracce e di cammino e di risoluzione e di luce. Difatti, solo a mezzanotte, ho visto che ultimamente è uscito pure il film Solo a mezzanotte, e non so di che cosa tratta, ma noi il libro l'avevamo già scritto precedentemente, e questo titolo serviva proprio a delineare come spesso nel contesto della vita, quando ci sono le situazioni difficili, quando ci sono le situazioni del buio, quando ci sono certe situazioni che ti portano l'amarezza nel cuore, l'oscurità, tu non riesci a vedere ombra o luce, finalmente spunta il sole a mezzanotte. E questa luce che viene dall'amore di Dio, questa luce che viene dal cammino che si fa nella ricerca della verità, nella ricerca della strada, nella ricerca di come proseguire il cammino, è stato per Maria Gargani un elemento molto fondante nella vita. Io non vorrei togliere le parole al giornalista, che sicuramente ci presenterà
ha letto il testo di Stefano Campanella, direttore di Teleradio Padre Pio. Il testo è molto bello, vi invito tutti a poterlo prendere, leggere. Come diceva il sindaco, io non conosco. Tante volte i vicini sono i lontani. Conosciamo più i lontani che i vicini. E forse la beatificazione della nostra madre fondatrice, della beata Maria Crocifissa del Divino Amore, deve diventare per tutti noi. Io dico che l'altra volta ho detto, io pure sono morrese ormai, perché avendo come madre Maria Gargani sono diventata pure io morrese, si appartiene, no, alla famiglia di origine. Quindi dovremo un po' più conoscere questa figura, e vi assicuro che è una figura davvero importante, che oltre ad alcuni personaggi che hanno dato risalto, luce ed entusiasmo a questo paese, Maria Gargani è veramente da riscoprire come una luce, come un modello non solo da imitare ma anche da pregare. Perché se è beata e la Chiesa l'ha riconosciuta tale con il decreto, il 2 giugno c'è stata la celebrazione e ufficialmente Papa Francesco l'ha proclamata beata tramite il prefetto della Congregazione dei Santi, il Cardinale Angelo Amato, allora vuol dire che la Chiesa ha riconosciuto, oltre alle virtù eroiche, la sua capacità di intercessione presso il Padre per chi ha bisogno, soprattutto per coloro che sono in un momento di difficoltà, di stanchezza, di buio. Quindi per noi è un modello di preghiera, è un avvocato che non fa pagare niente, è un avvocato. Quando uno si trova in difficoltà va dall'avvocato a chiedere consiglio, come comportarsi, come procedere. Maria Gargani ormai è il nostro avvocato presso il Padre, è colei che ci aiuta a pregare presso Dio per ottenere, ecco, la forza, la grazia, l'aiuto da parte di Dio. E nello stesso tempo è colui che ci indica la strada e imitare le sue virtù, le virtù teologali, le virtù cardinali, che forse noi ci stiamo un po' dimenticando di vivere, e forse il catechismo lo dovremmo riprendere, e forse i valori cristiani dovrebbero essere riscoperti. Quindi leggendo un po' la sua biografia, ascoltando un po' quali sono stati i percorsi della sua vita, noi possiamo conoscere meglio questa figura, che è attualissima. Per noi che la conosciamo ci sembra attualissima, però ovviamente lascio la parola al nostro carissimo giornalista Luciano Regolo, che ci presenterà l'attualizzazione proprio di questa figura nel tempo di oggi, per uomini e donne, per quelli più giovani e per quelli meno giovani. Perché anche quelli meno giovani dicono, noi la vita l'abbiamo vissuta, sappiamo, invece c'è sempre ancora da imparare. Quindi questa figura sicuramente ci potrà essere di aiuto. Non mi voglio dilungare e lascio la parola a lei. Allora, buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui. Mi dispiace non ci sia l'amico fraterno collega Stefano Campanella. Noi ci siamo conosciuti, Stefano e io, in uno studio televisivo, perché io avevo scritto un libro, Il dolore si fa gioia, legato alla comparazione tra due mistici del nostro tempo, San Pio di Pietralcina e Natuzza Evolo, per cui diciamo è stata aperta l'inchiesta diocesana, e quindi nell'ambito di questa conoscenza poi è nata un'amicizia. Io sono poi stato nominato con direttore di Famiglia Cristiana di questo nuovo settimanale mariano Maria con te, nel quale abbiamo parlato appunto del rapporto intensissimo tra la beata Maria Crocifissa del Divino Amore e la Madonna, che subentra sempre, come anche in quel caso nella sua vita, come avvocata e come consolatrice, e come anche fin dall'inizio, fin da quando lei ha questa sua prima illuminazione di volersi dedicare totalmente al Signore, però si sente inadeguata, e la voce che sente per dire offri anche a Gesù questa tua piccolezza, queste tue sensazioni, è la voce della madre, la madre che ci consola. Detto questo, diciamo, mi tornano in mente, per cominciare questo incontro, delle parole che ha detto Papa Francesco nel suo primo festività di ogni santi da pontefice. Disse: i santi non sono dei supereroi, sono degli uomini che vivono i propri limiti e li trascendono, li trasfigurano
nell'amore del Signore, tale che quei limiti stessi diventano strumento della gloria di Dio e del suo progetto d'amore. Questo, diciamo, questo percorso è incredibilmente visibile nella vita di questa figura. È una figura commovente per molti aspetti, una figura straordinaria nella sua umanità e nella sua sensibilità. Maria Gargani è una donna molto sensibile, questo è una cosa, un tratto evidentissimo, da quando è bambina, dal modo in cui reagisce anche alle difficoltà dei propri familiari. Stefano ha aperto questo libro con un bellissimo affresco, perché la sera del 23 dicembre del 1892, e la famiglia, questa famiglia numerosissima, perché era l'ottava figlia, ci sono già 5 bambini e 2 bambini maschi, e diciamo si prepara a vivere il Natale, no? Quindi ci sono, c'è questa simbologia di le statuine già messe, perché il presepe veniva prima di tutto in questa famiglia quando era il Natale. E con questa mangiatoia vuota, e invece nella sala, nella stanza dove la madre partorisce, c'è appunto l'attesa nella culla già pronta, che aveva ospitato i 7 fratelli, per questa bambina che arriva. Una bambina che è sempre servizievole, partecipa anche alle incombenze domestiche, è spesso mandata anche dai genitori. Ecco, c'è una cosa che mi ha molto colpito, i genitori guardano con preoccupazione questo suo trasporto, anche con cui vive la fede, la religione, cioè da una parte commossa, dall'altra un po' apprensivi, come sono i genitori. Ma Maria ha fame di Cristo, ha fame del Signore, quindi dal momento che i genitori nicchiano a darle il permesso per fare la prima comunione, approfitta, diciamo, del fatto che arrivano dei missionari per, diciamo, visitare la sua parrocchia, e si accoda ai bambini che devono ricevere la comunione, perché ha fame di Gesù, lo incontra, e quando lo riceve non vuole più allontanarsi da lì. Ecco, questo raccoglimento di Maria l'accompagna da bambina fino ad adulta. Ci sono tantissime testimonianze, Stefano ne cita qualcuno, ma immagino che nella posizione ce ne saranno tantissime, di persone, anche parenti, altri che andavano a trovarle, lei non rispondeva, perché totalmente rapita in comunione intima con il Signore, diciamo, con il corpo di Gesù e con il suo cuore, il cuore eucaristico, potremmo dire. Quindi questa, diciamo, questa i genitori, quindi sì, a un certo punto i genitori pensano anche di mandarla in casa delle sorelle più grandi, anche per interrompere un pochino questo, diciamo, questo suo trasporto, a cui loro guardano con una certa preoccupazione. Lì, anche in queste, diciamo, sue peregrinare, nel senso che Maria continua a studiare e avere risultati eccellenti, pur dovendo in alcuni casi, anche per atteggiamento dei cognati a volte, o per delle difficoltà particolari delle sorelle eccetera, sobbarcarsi di una serie di lavori o di altro, senza, quindi studia la notte molto spesso, oppure quando non può farlo la notte chiede a delle compagne di leggere i libri mentre lei provvede alle faccende domestiche. E qui si vede questa, diciamo, come progressivamente cresce quello che poi viene definita la virtù eroica, cioè la capacità di vincere ogni difficoltà quotidiana in nome di un bene più grande. Ecco, in Maria vediamo questi tratti che si fanno strada progressivamente. Uno è sempre interrogarsi qual è la volontà di Dio. Questo è un tratto che le ha da bambina, ragazza, da adulta, non smette mai di porsi in dubbio, e lì traiamo il primo grandissimo, a mio avviso, esempio di fede, che è attualissimo. La più grande cecità contemporanea è quello che nessuno di noi si chiede qual è il progetto di Dio su noi stessi. Noi abbiamo sempre una ricetta pronta, abbiamo la sensazione di avere sempre ragione e giudichiamo, ma non ci chiediamo mai qual è la volontà di Dio sul nostro cammino. E quindi in questa storia noi vediamo che ogni contrarietà, perfino ogni episodio che sembra amareggiare o contraddire quelli che sono i desideri di Maria, invece poi sono tutto per preparare l'opera, il disegno che attraverso di lei si realizza. E lei però ha la capacità di accettare questo, di riconoscere questo, di chiedere lumi e di chiedere aiuto quando quando la disperazione potrebbe essere dietro l'angolo.
Lei diventa maestra, credo nel concorso del 1913, e arriva a San Marco la Catola, spero che si pronunci così, e appunto diciamo lì comincia a fare l'insegnante con una serie di problematiche molto serie. Sapete che è un'Italia particolare, siamo nell'Italia ancora molto giovane, è un'Italia post-unitaria dove è ancora molto forte il tratto anticlericale massonico, e quindi lei viene in un certo senso anche criticata, condannata dai massoni. Perché? Perché diffonde la fede anche nelle scuole, e all'epoca non si poteva fare lezione, ma lei lo faceva, aveva anche addirittura a proprie spese preso una stalla per poter diciamo insegnare alle fanciulle fin dall'inizio. Ecco, la seconda esempio che noi traiamo da Maria, che il fatto lei sia un esempio di religiosa, che sia di apostola, ecco. Come ha detto Papa Francesco, una vera apostola della fede e anche della scuola, no? Diciamo, ha detto anche dal punto di vista scolastico. Lei non fa solo questo, non testimonia la fede solo come religiosa, ma anche come laica, cioè nel senso lei si cura di quelli che sono i sentimenti, i bisogni, le sofferenze, innanzitutto i familiari, perché c'è la sorella Erminia che ha un'esperienza molto dolorosa, no? Perché il suo fidanzato viene impedito di fatto alla famiglia di sposarla, poi si avvelena, diciamo, un attimo prima lei riesce, un attimo prima della morte, a convertirlo con un biglietto che va proprio nel segno, e però ovviamente questa sorella soffre tantissimo, e però così come si cura con questo affetto di questa, diciamo, di quello che le vede nella sua famiglia, allo stesso modo ha questa sensibilità con le altre persone. E mi è rimasto molto impresso il fatto di questo ispettore. A un certo punto viene mandato un ispettore massone, che tuttavia è un uomo anche rigorosamente fedele alla sua professione, quindi non ravvisa degli estremi negativi, nel senso, e quindi compie una relazione molto positiva su di lei, insegnante, però dice: non posso però tacere sul fatto che lei pericolosamente, in maniera negativa, diffonde l'attaccamento al Cristo, alla fede, alla comunione, alla confessione, spinge le persone a confessarsi come se questo fosse una cosa negativa. Dico questo perché questo è uno dei primissimi esempi delle contrarietà che lei si troverà a vivere, saranno numerose, no? Perché per esempio lei ha questo, diciamo, ha questi padri spirituali che la seguono, e sono padre Benedetto e padre Agostino, che sono tra l'altro i due, diciamo, anche francescani che sono molto vicini a San Pio. Se voi leggete l'epistolario di San Pio di Pietrelcino, vedete, io l'ho fatto quando ero nella fase, io ho avuto una fase da intellettuale pseudo, di quelli che sentono tanto, che pensano di sapere tanto e invece si sa nulla, e quindi diciamo io pensavo che San Pio fosse un santo quasi, passatemi la parola, irriverente, kitsch, perché così era presentato anche da certa stampa, no? E invece non avevo capito nulla della grandiosità spirituale e mistica di questa figura, l'ho capito leggendo questo epistolario. E allora anche su questo lei avrà delle contrarietà, verrà diciamo sospettata perché andava diciamo a confessarsi, perché ha delle difficoltà con alcuni cognati, perché tornava tardi la sera. Lei è una delle primissime attiviste della zona cattolica, quindi porta la fede in tutto quello che è il contesto sociale, il contesto educativo, il contesto culturale, la formazione. Forse da lei dobbiamo trarre anche la forza, noi cattolici di oggi, di uscire dal guscio. Siamo cattolici un po' strani oggi, no? Perché ci chiudiamo, quasi ci vergogniamo di dire Gesù o la Madonna in pubblico. Non prendiamo la parola per difendere i valori di fede, non abbiamo la coerenza, no? Dell'accoglienza, dell'amore, diciamo, ne abbiamo un assaggio in questi giorni. Non ci sono deroghe allo spirito d'amore evangelico, no? Mi è molto piaciuto quello che ha detto il cardinale Passetti a riguardo, no? Nell'ultima conferenza episcopale. Comunque, tornando diciamo alla Beata, io penso che la cosa molto importante è anche vedere questo rapporto che c'è tra lei e Padre Pio, perché è proprio, diciamo, tra l'altro sono il padre spirituale, Padre Benedetto, Padre Agostino, che a un certo punto la indirizzano verso questa figura, anche perché ci incombe la Grande Guerra. Io sto adesso andando molto veloce perché mi sono talmente, come potete capire, appassionato a questo libro, tra l'altro scritto benissimo. Solo a mezzanotte penso che per ognuno di noi debba essere
un significato, no? Anche questo titolo. Quando siamo nel buio più totale, nello sconforto, anche lì il Signore ci sta dando qualcosa. Mi ricordo quando, diciamo, appunto, Papa Francesco ha detto a una cantante, a un artista, che diceva: ma io vorrei convertirmi, ma come faccio? Sono sempre stato fuori dalla Chiesa, non... Io so chi è questa cantante, non lo dico perché è stata tenuta riservata la sua identità. Allora, lei, me l'ha raccontato lei, per questo posso farlo senza dire. Però è stato citato anche in un'omelia di Padre Spadaro, perché è molto bello. E allora Papa Francesco ha detto, dice: ma Gesù non aveva mai smesso di chiamarti, no? E questa è la cosa bella. Anche sentire la sua mancanza è un modo per coglierne la grandezza, per cogliere la via, per ascoltare il silenzio, per ascoltare la, per cercare la strada, per cercare la volontà. E questo è un altro bellissimo insegnamento che ci dà. Il rapporto con San Pio è molto interessante, perché bisognerebbe, intanto ci sono 67 lettere che scrive Padre Pio a questa figlia spirituale, che è la figlia spirituale a cui lui scrive di più, a parte la sorella Erminia, perché vive quella situazione particolare di cui dicevamo prima, che ne ha una in più. Quindi già questo dice che tipo di disegno c'è, e ci spiega forse anche perché la stessa Beata era solita dire che era San Pio il cofondatore delle sorte, ma c'è un disegno proprio del Signore su questa opera che si è realizzata. E questo è ben visibile, perché, diciamo, loro cominciano questa corrispondenza epistolare quando il direttore spirituale della Beata va al fronte della Grande Guerra. Poi, diciamo, a un certo punto si incontrano, proprio perché Padre Pio, venendo a San Marco la Catola, riescono ad avere diversi colloqui, eccetera. E da quel momento si scrivono molto spesso. Fin dal primo incontro la Beata ha questo desiderio di donarsi al Signore, oltre ad aver fatto dei voti, poi questo leggerete, insomma, suoi prima personali, poi dichiarati, eccetera. Però San Pio è sempre, diciamo, come se volesse rinviare, come se volesse, e lei nel momento in cui soffre, però lui trova sempre una delle spiegazioni. Una di queste spiegazioni è molto bella, perché è un messaggio a tutti noi, dice: la sofferenza va vista anche come un'opportunità di salvezza e di santità. Non c'è strada diversa se non quella di accettare con amore. Questo mi ha molto colpito, perché era il messaggio fondamentale che io avevo voluto dare a quel libro che vi dicevo prima, Il dolore si fa gioia. Un altro modo per dire questo: è solo nella fede nel Signore che il dolore può diventare e diventa di fatto gioia. Gioia nel senso di riconoscere, sentirsi in questo dolore vicini a Lui, sentirsi vicini al Cristo della croce. È lo stesso nome che sceglie la Beata, ma no, Maria Crocifissa del Divino Amore. Ecco, è tutto un unico questo nome, è bellissimo. Cioè, nel senso, nel mistero della croce c'è tutto il sacrificio d'amore, dell'offerta che Gesù fa. Se noi guardassimo ogni volta, noi siamo persone che buttiamo giù il paradiso, bestemmiamo perché c'è il traffico, ma se non guardiamo mai a Gesù sulla croce, non guardiamo mai a quanto è stato sputato, flagellato, non guardiamo mai alla Madonna ai piedi della croce, che non dubita mai dei disegni di Dio, no? Ecco, questo è anche un altro tratto molto forte. Tutte e due, San Pio ma anche, diciamo, la Beata, sono devotissime alla Madonna. Il rosario è lo strumento numero uno. Perché questo? Perché il meditare i misteri del rosario sono il meditare su tutto quel mistero d'amore che fa Dio carne, verbo, e, diciamo, questa madre che dice sì, che non dubita mai dei disegni di Dio. Da questo noi possiamo trarre la forza per, diciamo, andare avanti nelle nostre difficoltà quotidiane. Dice: ah, noi non siamo santi, a parte che dovremmo esserlo tutti, questo è il nostro Vangelo. Però nelle nostre piccolezze possiamo offrire anche queste a Gesù e dire: Gesù, tu mi conosci. Ecco, questo ci dicono. Allora, è bello questo rapporto, perché Padre Pio è il padre spirituale, però alcune volte talmente è forte la sensazione che c'è tra di loro, no? Di condivisione, di amore del Signore, che anche lui ha momenti di sconforto. In un momento in particolare gli dice: io mi sento sconfortato e penso di aver sbagliato tutto, quindi prega per me e fammi sapere se tu pensi che quello che io ho detto è tutto sbagliato. E cioè, allora lei si sente oberata, sensibile com'è di questa... Dice: come? Chiede a me, io questo. Lei si sentiva ancora più piccola di lui, e quindi a un certo punto invece gli arriva in preghiera:
la risposta perfetta, illuminante. Quindi è lei che da Fidias diventa madre e quindi consolatrice di questo santo. È una cosa, diciamo, molto bella il rapporto che c'è tra loro due. E soprattutto è bellissimo quando voi sapete che lei voleva diventare, diciamo, suora, però si ritardava sempre il momento, eccetera. È destinata prima alle Brigidine, già tutto pronto, però poi Padre Pio si oppone, quasi stizzito. E quindi, diciamo, questa è l'occasione per cui lei non farà poi la Brigidina. Ma perché? Perché c'era un altro progetto su quello, no? E quindi quando poi finalmente lei ha questa intuizione, ci sono questi locali di Volturara ad Appula, che sono, diciamo, quelli del adiacenti al monastero della Madonna della Sanità, lei, diciamo, fiuta questa idea di fare, diciamo, non solo un istituto degli Apostoli del Sacro Cuore, però anche dedicarlo a sia a formare le insegnanti, sia a formarle i laboratori, sia a dare un'attività, un'educazione, c'è la cucina, quell'altro. Quindi questa operosità, ripeto ancora una volta, di vivere. Sappiamo che oggi, per esempio, c'è questo, voi ricordate quello che ha detto Papa Francesco alla Bonaria, no? Perché lui è andato a fare uno dei suoi primi pellegrinaggi in Sardegna, perché per gli argentini Buenos Aires, no? Deriva proprio da lì, dalla Madonna della Bonaria. E tutto quello che lui dice sul significato del lavoro, della dignità, ma anche del lavoro cristiano, no? Questo santificarsi, diciamo, nella opera quotidiana, questo riconoscere il senso di una comunità attraverso il lavoro, noi l'abbiamo perso questo, no? Abbiamo perso, siamo in una comunità, quante piccolezze, quante mormorazioni, quante invidie, quante, diciamo, divisioni sciocche. E invece lì queste figure sono lì, nelle loro anche sofferenze particolari, perché soffrono, vivono, amano in Gesù, si fondono con Lui. Io mi ricordo che una volta, diciamo, gli dicevo, ho voluto leggere questo epistolario, mi è caduta la pena nelle mani, perché studiando i dialoghi mistici di Natuzza, quelli sono ancora, diciamo, non ancora noti, però, diciamo, lei a un certo punto, quando vedeva il Signore in queste locuzioni, lei diceva: dovete amarmi così tanto da espandere il mio amore sugli altri. Lei non capisce la parola espandere perché è analfabeta, e lo chiede. E quindi, diciamo, alcuni hanno testimoniato il fatto che chiedesse che cosa significava espansione d'amore. E ho trovato queste stesse parole che dice Gesù a San Pio, l'espansione d'amore. Ed è un concetto, se ci pensate, bellissimo, ossia l'anima si fonde di amore così tanto con Gesù che questo amore passa attraverso di noi e si sparge sugli altri. Ecco cosa hanno, diciamo, realizzato questi santi. Ecco, quando dicevo prima, vincono i loro limiti, le loro, diciamo, paure, le loro sofferenze per questo progetto d'amore. Se noi ci affidassimo veramente con tutti noi stessi a Gesù, ecco quello che brilla, ecco quello che passa, ecco quello che si trasforma. Anche il male diventa qualcosa di positivo, anche il male diventa uno strumento di bene. Ecco, questo è forse il significato più bello che si può cogliere, no? Da storie così, da questi esempi. Non sono santi e beati perché noi dobbiamo fare la festa, dobbiamo dire, diciamo, avere il santino e basta. Sono santi e beati perché i santi e beati sono esempi, testimoni di fede ai quali noi possiamo guardare per dare un insegnamento di vita quotidiana. Sono figure vive che ci ascoltano, che parlano al nostro cuore, sono anime che ci possono ispirare. E la bellezza di questo è anche, diciamo, per esempio, giornalisti, autori come Stefano fanno quest'opera anche preziosa di divulgare, no? Diciamo, di parlare di questo e di aiutare tutti a conoscere queste vite, perché spesso siamo troppo presi dalle nostre cose e le lasciamo andare così. Comunque, diciamo, voi sapete che nel 1936 nasce questo istituto, che, diciamo, è una pia unione inizialmente, no? Però lei continua ad avere la volontà che si trasformi proprio in una specie, in una, diciamo, congregazione, in una, e quindi di religiose, e quindi non smette mai, però non ha quella, diciamo, non si abbatte mai, anche quando le cose sono negative. Guardate che per ben due volte arriva il parere contrario, perché una volta gli viene detto che devono associarsi a un altro istituto già esistente, un'altra volta così, e quindi, diciamo, lei soffre enormemente di questo, perché comincia a chiedere, non perché soffre stizzita, ma soffre perché comincia a dubitare, dice: ma sarà proprio questa la volontà di Dio? Quindi fino all'ultimo. E qui vedete la grande lezione di umiltà, perché l'umiltà è quella che ci protegge dall'essere ciechi. Chi è convinto di sapere tutto, diciamo, eccetera, è sempre cieco nell'amore di Dio.
Invece chi si pone il dubbio cosa vuole Dio da me, lo ama e quindi viene risollevato, viene confortato, viene aiutato. Questo insegna la madre. Comunque, diciamo, il progetto va avanti. È una cosa molto bella perché a un certo punto, quando lei ha questa intuizione di fare la più unione, eccetera, ecco, San Pio le dice queste parole, dice, ecco, a questo dovevamo arrivare. Quindi dopo 15 anni, finalmente, sì, ecco, lì si capisce che lui aveva, voi sapete che è stato riconosciuto nel processo di canonizzazione, San Pio, questa introspezione dei cuori, la capacità di vedere, no, nelle anime e anche di riconoscere in esse attraverso lo Spirito Santo qual era il cammino. Quindi lui aveva visto questo attraverso, non era che era lui, era il Signore che aveva tracciato la strada, no? E questo, diciamo, è molto 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 bello, così come è bello il fatto che quando, diciamo, poi soffrono entrambi, voi sapete che San Pio durante la loro corrispondenza e la loro intesa spirituale, c'è un altro momento anche molto tenero in cui lei, quando lo va a trovare a San Giovanni, Rotondo, eccetera, è così gioiosa che a un certo punto si sente in colpa, pur sapendo che il loro rapporto è totalmente casto, spirituale, eccetera, però dice, forse gli voglio più bene di Gesù, e quindi si sente in colpa con Gesù. Allora San Pio viene informato dagli stessi altri padri spirituali di questo e dice, si fa una risata, dice, ma certo, perché riconosce in me, diciamo, nel mio ministero, Gesù che viene sulla terra. Voi sapete che la cosa, diciamo, più bella è che questi mistici hanno un trasporto, diciamo, tenero, affettuoso verso i sacerdoti in generale, verso i vescovi, verso il Papa, perché riconoscono in essi i ministri di Dio realmente, e attraverso le loro mani che il Signore scende su di noi, che il Signore, diciamo, si offre a noi nell'Eucaristia. E quindi, diciamo, hanno questa letizia di riconoscere il vicario di Cristo, che è un tratto anche quello, o di pregare, di offrire le proprie sofferenze anche per i sacerdoti, anche per quelli in difetto. E questa è un'altra delle, diciamo, delle lezioni che possiamo trarre. Allora, diciamo, io vi dico che per molto tempo, prima che cominciassi questo strano disegno, qualcuno di voi forse sa che io sono stato anche direttore di Novella 2000 in passato, sono stato giornalista di Repubblica, eccetera. Oggi sono con direttore di Famiglia Cristiana, quindi ho fatto un certo cambiamento, però sono il primo laico dopo 80 anni di storia di Famiglia Cristiana che ha questa, e forse, diciamo, e forse anche in questo io vedo che non dobbiamo mai smettere di cercare la strada. Allora, il fatto, diciamo, di queste figure che abbiamo cercato, adesso poi volevo soltanto dire che da questa, diciamo, situazione poi arriva, quando arriva a Napoli, intanto San Pio ha avuto queste contrarietà anche lui, voi sapete che è stato isolato, non ha potuto dire messa se non, diciamo, nella cappella in privato, eccetera, quindi hanno avuto diverse sofferenze e contrarietà, perché anche delazioni, lettere di accuse, è molto ricorrente questo, beati perseguitati nel mio nome, è ben visibile questo. E a un certo punto però lei cosa fa? Nel momento in cui si sente di nuovo isolata, persa, eccetera, dove va? Va al santuario di Pompei, dove incontra, diciamo, quest'altro, diciamo, padre, che è padre Antonio Fanucci, e praticamente sarà il direttore spirituale con cui lei ha un altro, diciamo, rapporto molto intenso di conforto spirituale, e così come anche la sua devozione alla Madonna è ben visibile. È una cosa che mi ha colpito molto anche quando all'inizio, quando loro arrivano a Volturara d'Appula, e c'è questa, una delle prime fondatrici colombina, che si ammala in maniera, questi spasmi, tra l'altro lo stomaco aveva assunto una forma di corno di bue, quindi erano anche, non si riusciva a trovare una cura adeguata, c'erano previsioni bruttissime. A un certo punto lei, dopo aver provato tutti i medici, quell'altro, così chiede a tutte le consorelle di pregare, di offrire la novena alla Madonna della Sanità, e questa, diciamo, lei alla fine, proprio la malata, non si muove più dal suo posto e continua a pregare. Quindi sono tutti preoccupati, invece lei torna, dice, sente la voce, dice, sei guarita, e va, diciamo, e comincia a bere prima il latte, poi a mangiare, diciamo, da che era inappetente, vomitava tutto, non riusciva più a nutrirsi, e guarisce così, diciamo, da sola, grazie all'intercessione di Maria per la grazia del Signore. Questo è, diciamo, un percorso che poi porta la Beata a Napoli, dove appunto finalmente, diciamo, c'è prima questa consacrazione, c'è l'Ascaresi che assiste anche al rito del taglio dei capelli, e poi finalmente viene il riconoscimento dell'istituto. Quindi, diciamo, questa opera si compie, è molto bello anche il tratto finale
della vita della Beata, perché già negli ultimi capitoli, nel 65 mi pare, uno degli ultimi, diciamo, lei aveva già detto che voleva, desiderava non essere più lei la superiore generale, perché poi nel 73, però ogni volta lei veniva, diciamo, smentita da questa cosa, perché tutti votavano lei, tranne due, tre persone così. Allora a un certo punto lei dice, vi prego, nel 71 dice, vi prego, dice, non votatemi, perché io devo avere almeno la gioia di vedere che l'opera va avanti. Questo è, vi dice che grandiosità nell'umiltà di queste figure, no? Vuole avere la gioia che quell'opera veramente, diciamo, va avanti, anche quando lei sarà con Gesù, lei vuole andare da Gesù, lei aspetta questo. E poi è molto bello anche quando viene informata della morte di San Pio, perché ha questa smorfia di dolore, però non emette un suono, non emette, perché la sua fiducia in Dio è limitata anche in questo contesto. Va però a San Giovanni Rotondo e poi ha la gioia, appunto, deve essere a un certo punto allontanata dalla bara, perché vuole rendere il suo omaggio in maniera molto composta, ma molto, molto veramente cristiana. E quindi si congeda dalla vita. La Beata Maria Crocifissa del Divino Amore, mi piace proprio chiamarla così, si congeda anche lì, però senza morire. Cioè, nel senso, lei è estremamente viva, viva in tutto quello che ha lasciato. La sua è un'eredità di amore per la famiglia, è una eredità di amore per il Cristo, per la fede, una fede non da sventolare come un distintivo, ma da vivere a tutto tondo nella realtà di tutti i giorni. È un'eredità per le religiose di aprirsi, è la famosa chiesa di strada, no? Perché lei non si chiude, ma apre il convento, lo apre e lo rende opificio di carità, di amore, di solidarietà. Questa è una cosa che lei ha fatto sempre, non ha avuto paura di assistere i sofferenti, gli ammalati, anche i tubercolotici, ed è una fede da vivere nella strada, da vivere nel contesto, ma anche con la coerenza. Ricordiamoci questo, la coerenza. Allora, io spero veramente, poi farò un tentativo di chiamare Stefano, perché mi piacerebbe che ci fosse una parola almeno per telefono, se siete d'accordo. Però voglio, diciamo, concludere questo mio umile, chiedo scusa se sono stato impreciso o altro, ma l'ho fatto con grande amore nel tratteggiare questa figura, questo riconoscetemelo. E volevo dire, io mi auguro che questa comunità di Morra porti alto questo esempio fra di voi, che possa far, diciamo, vivere ancora e sempre la Beata nella vita di tutti i giorni, nelle vostre parrocchie, nelle vostre famiglie. Invocatela anche quando vivete difficoltà, anche quando avete, diciamo, guardate al suo esempio di fede, perché è una figlia di questa terra e ha lasciato questa eredità a tutti, ma io penso un pochino in più anche a voi che siete i suoi concittadini. Grazie. Possiamo... Sì, allora io ringrazio Luciano Regolo, condirettore di Famiglia Cristiana, per la relazione che ha prodotto. Insomma, si vede che di grande competenza, di grande passione. Un ringraziamento, prima di passare alle conclusioni di Sua Eccellenza Pasquale Cascio, un ringraziamento particolare a Suor Gloria Pasquariello, lo dobbiamo. E consentitemi a questo punto anche di ricordare una figura, una suora che era parte delle Apostole Sacro Cuore, che era originaria di Morra de Sanctis, Suor Antonina, insomma, che non c'è più, ma penso che sicuramente avrebbe provato grande gioia per questa beatificazione. Facciamo un tentativo, Stefano, prova a parlare. In questa circostanza vi ringrazio per la comprensione che avrete per la mia mancanza, e voglio dire che evidentemente Maria Gargani non mi ha voluto lì come presenza fisica, però ha voluto associarmi in questo momento a quello che è stato il suo cammino come via crucis che ha caratterizzato tutta la sua vita. In questo momento mi tocca
essere vicino a mia madre che non sta bene e a fare quello che Maria Gargani ha fatto per tante persone malate. E quindi per certi versi, pur non avendovi dato l'onore di essere nella sua terra a presentare la sua biografia, mi sta dando l'onore di condividere il suo modo di agire. E quindi è un modo per quel clima, per sentirla vicino e per consolarsi della impossibilità di essere lì presente. Grazie Stefano. Stefano Campanella, solo per dirti, comunque, anche se assente fisicamente, lo sei stato molto spiritualmente, perché il tuo libro, che diciamo abbiamo veramente sviscerato a questo punto di vista, e abbiamo anche riconosciuto che è un'opera molto importante, perché la consegna come esempio. Un'ultima cosa e poi ti lascio andare: secondo te l'eredità più preziosa di questa figura qual è? L'eredità contemporanea? Sicuramente l'esempio. Maria Gargani si pone come esempio, avendo avuto questa vita divisa in due parti. La prima parte, quella di una laica impegnata nell'attività di evangelizzazione e nelle opere di carità concrete. Questa prima parte diventa un modello per tutti noi laici che vogliamo essere cristiani autentici. Il suo cristianesimo non è rimasto legato soltanto all'adesione formale al Terzo Ordine e all'azione cattolica di cui faceva parte, ma ha incarnato nella sua vita concreta gli ideali che il Terzo Ordine e l'azione cattolica le hanno consegnato. Ma al tempo stesso, anche da laica, si è presa cura degli altri laici, diventando formatrice di coscienze, facendo conferenze, facendo il catechismo per i ragazzi. E quindi in questo c'è l'esempio di una laica che può diventare modello per tutti noi. D'altro canto, la seconda parte della sua vita, quella da religiosa, rappresenta un modello per tutti i religiosi, soprattutto in un aspetto: la speranza. Lei, anche nei momenti più difficili, anche quando tanti ostacoli sembravano rendere impossibile il raggiungimento della meta, cioè dell'approvazione dell'istituto, ha sempre confidato nel Signore, anche quando tutto sembrava quasi svanire. E il Signore l'ha sempre aiutato. La Madonna l'ha aiutata anche a trovare, durante un pellegrinaggio a Pompei, un nuovo direttore spirituale, quando ormai Padre Pio era troppo impegnato, perché è ormai diventato confessore ricercatissimo. E quindi la sua speranza ha avuto una risposta dal cielo. Il Signore l'ha aiutata a superare tutti gli ostacoli, a ottenere il riconoscimento dell'istituto a livello diocesano e a livello vaticano, a livello pontificio, e la Madonna l'ha aiutata a trovare un direttore spirituale che l'ha accompagnata fino agli ultimi suoi giorni. Perfetto. Stefano, ti ringraziamo per essere stato comunque con noi questi minuti preziosi. Un applauso per te e soprattutto, tanti auguri alla tua mamma. Grazie. Vi chiedo una preghiera per lei e un saluto caro a tutti. Tutti noi siamo con voi. Un abbraccio. Ciao. Sì, allora, mi unisco chiaramente al ringraziamento a Stefano Campanella e prima di affidare le conclusioni a Sua Eccellenza Pasquale Cascio, permettetemi di ringraziare anche Don Rino Morra, che poi è stato un poco l'anime organizzatrice, anche se non si vede, di questa manifestazione importante. Grazie. A me toccano le conclusioni, che ovviamente non chiudono la serata, ma vogliono in qualche modo aiutare a gettare luce sulla comunità di Morra, che dal 2 giugno si gloria di avere una compaesana, una concittadina in paradiso, perché questa sera siamo qui proprio per portare la luce della beata Maria Gargani a Morra. Quindi l'obiettivo è questo. Il dottor Regolo ci ha un po' di nuovo fatto percorrere l'esperienza della beata.
Quale luce arriva a noi questa sera qui a Morra? Una luce che ovviamente dobbiamo poi tenere sempre accesa. Innanzitutto, riferendoci a un'espressione bella di Papa Francesco nella esortazione Gaudete et Exultate, voi veramente potete dire la santa della porta accanto. C'è questo passaggio nell'esortazione del Papa di stare attenti, perché i santi sono nella porta accanto. E quindi voi fisicamente potete dire: noi abbiamo una santa della porta accanto. La possono dire a pieno titolo le religiose, e credo che quella porta della madre da oggi in poi acquista un significato tutto speciale. Però anche per la comunità di Morra, ecco, sapere della porta accanto della Beata è sicuramente uno stimolo. Le virtù eroiche. La santa è tale perché ha vissuto le virtù eroiche che nella proclamazione le sono riconosciute. Però poi sentivo come una contraddizione tra le virtù eroiche e il Papa che dice, Papa Francesco, i santi non sono supereroi. Il rapporto tra eroe e supereroe è questa forse la contraddizione? No, secondo me non è di essere eroi o supereroi. Si tratta di capire che significa virtù eroiche. Virtù eroiche sono la manifestazione dell'opera di Dio nell'uomo. Non sono la manifestazione della potenza volontaristica, morale o anche sapienziale dell'uomo. Perché se fosse in questo modo non sarebbero virtù eroiche, sarebbe una specie di castello volontaristico e presuntuoso che l'uomo costruirebbe di fronte agli altri uomini con la pretesa che è Dio a costruire questo castello. Questa non è santità. E purtroppo in questa condizione di costruttore di castelli volontaristici e presuntuosi di fronte agli uomini, e poi qualcuno anche di fronte a Dio, ma oggi ci si preoccupa più di fronte agli uomini, ce ne sono parecchi in giro. Siamo in un castello, perciò mi viene l'immagine, ma con questa immagine non mi riferisco a questo castello che è ricco di storia, come d'altra parte è la storia, ricco di cose belle e forse anche di cose non belle. Ma mi riferisco invece a quella che è la vita cristiana. Virtù eroiche allora significa tenere aperta la porta alla grazia, che ti fa sentire sempre piccolo, inutile, umile. E più c'è piccolezza, più c'è eroicità. Più c'è debolezza, più c'è eroicità. Più c'è umiltà, più c'è eroicità. Perché in queste condizioni c'è quella possibilità che la grazia operi. Ti basta la mia grazia, dice a Paolo il Signore. Ti basta la mia grazia. E volete vedere che bastava a Paolo e non basti a noi? Che dobbiamo aggiungere qualcos'altro? Qualcos'altro che forse andiamo a pescare, ecco, nel nostro peccato. Allora si può conciliare virtù eroiche e non essere supereroi. È possibile, ma solo in questa prospettiva di apertura umile alla grazia. Il buio a mezzanotte, questo è il libro che ho ricevuto, il sole, scusate, il sole a mezzanotte è il libro che ho ricevuto tempo fa, quando ci siamo conosciuti con la madre. Il sole a mezzanotte, io ho segnato il buio perché il sole lo si aspetta all'alba, quando la notte sta per finire si aspetta il sole, invece qui è nel pieno buio
a mezzanotte, non all'alba. È naturale aspettarlo all'alba, ma è da credenti sentirlo a mezzanotte e vederlo a mezzanotte. E credo che questo sia il messaggio, ecco, che la Beata dà a noi e che in questo titolo così bello è stato racchiuso. Quando ancora tutto è buio e l'alba è lontana, lui è nel nostro buio. E non è facile vivere così. È più facile sapere che l'alba è vicina, ma sapere che la notte è ancora lunga e non sappiamo se arriveremo all'alba, ci consola sapere che il sole è nel pieno del buio. E per poterlo vedere dobbiamo scendere sempre più in profondità. C'è, da quel poco che ho letto, c'è una vena agostiniana nella Beata. Una vena agostiniana, perché poi dovremo, ma questo è uno studio da fare, no? Capire questi nostri santi, oltre alla parola di Dio che ascoltavano ogni giorno, a quali fonti di spiritualità attingevano. E da quel poco che ho potuto capire, c'è una bella vena agostiniana nella Beata Maria Gargano, che le sarà arrivato in tanti modi, non perché ha dovuto leggere tutte le opere di Sant'Agostino, perché chi legge tutte le opere di Sant'Agostino potrebbe non avere neanche un capello agostiniano. E può darsi uno che ha ricevuto Agostino per più vie dal padre spirituale, a una buona lettura, a un testo scolastico, può darsi che ne ha molto di più di spirito agostiniano. Ecco allora che scendere nell'intimo di sé per trovare il sole a mezzanotte. L'espansione dell'amore di San Pio, no? Bene, e così concludo. Questa espansione dell'amore è fortemente divino. Ed è nascosta questa espansione, ma nascosta nel senso che poi esplode in quell'espressione di Gesù, di Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo. In quel tanto, che ovviamente ha una dimensione divina, si può anche inserire, o anzi, da quel tanto viene anche la capacità nostra di espandere l'amore. Buonasera a tutti. Funziona? Sì. Io voglio ringraziare, ecco, tutti voi per la presenza. Questa occasione, questo momento è stato preparato un po' dalla parrocchia, quindi molto semplice. Ringrazio non gli ospiti, perché il sindaco è il padrone di casa, il vescovo altrettanto è il padrone di casa, quando c'è lui il parroco non c'è, perché è lui, il parroco rappresenta il vescovo. Il dottore l'ho sequestrato oggi a pranzo e quindi siamo diventati subito buoni fratelli a tavola, e quindi lo ringrazio. Mi ha detto: no, diamoci, ci davamo del lei, del voi. Dopo due minuti ha detto: ci possiamo dare del tu. Oh, dico lei, apre. E quindi lo ringrazio. Suor Gloria è un generale, e quindi un generale so di casa, senza stellette da tutte le parti, anzi la ringrazio, perché immaginate da quando è iniziata questa avventura, quando abbiamo avuto il primo momento insieme qui a maggio, mi sembra 23 maggio 2015, il primo momento particolare che abbiamo vissuto. Poi ho altri momenti personali, telefonici, via internet, non vi dico, a qualsiasi orario, questo lo possiamo dire, ormai non c'era più orario per comunicare. E vi voglio ringraziare tutti, in nome della comunità parrocchiale. C'è adesso un piccolo segno, venite, c'è una rappresentanza di una parte dei ministranti della parrocchia che vuole dare un piccolo omaggio a voi, che è fatto, venite pure qua, non vi preoccupate. Ecco, un artigiano del posto, come il sindaco già lo sa, un artigiano del posto, ecco, mettetevi due di là, due di qua,
Ecco, Donato va di là, voi fermatevi di qua, non davanti al vescovo, lui è grande però lo coprite. Ecco qua, ecco qua. Cara Suor Gloria, un artigiano, come dicevo, del posto, un artigiano del ferro, gli è piaciuto molto questo vostro cuore, il logo, il cuore, che è un po' il vostro stemma, l'abbiamo visto sugli inviti, un po' della vostra casa religiosa. E da qua lui ha pensato a due piccoli oggettini che ha fatto, e noi ve ne facciamo dono, ecco, uno ciascuno, uno a lui, come segno della nostra comunità. Questo padre, questo uomo, mondo i burberi, ma buono, lui segnato dal dolore, sulle mani e dentro il cuore, lui ha saputo amare come nessuno amore.